La differenza tra pasta, malta e calcestruzzo dipende dalla dimensione dell'aggregato. La pasta è fatta solo con acqua e cemento. La malta è fatta con un aggregato che abbia una granulometria non superiore ai 4 mm. Dopodiché avremo il calcestruzzo invece con aggregati molto più grossi. La malta standard è fatta con un sacchetto di sabbia francese, quindi un sacchetto di sabbia certificato, che pesa 1350 grammi, che viene miscelato con 450 grammi di cemento e 225 ml di acqua. In un ambiente, come ho detto, a 20 gradi, viene miscelato con una mescolatrice, una che noi chiamiamo Hobart, per dei tempi prestabiliti dalla norma. Dopodiché viene inserito la malta all'interno dello stampo. Da che cosa è costituito un calcestruzzo? È costituito da un aggregato grosso, medio, fine, cemento e rapporto con cemento rispetto al cemento 0,5. Quindi la quantità di cemento all'interno di un calcestruzzo è meno di un terzo del calcestruzzo stesso.